Trovati al nostro ciclo Antichi Pensieri, grazie agli allievi che sono qui con noi, agli allievi dell'ADDA, Accademia del Dramma Antico, e grazie anche a chi ci segue attraverso Facebook, grazie a Gaspare Urso, il nostro super tecnico che ci permette tutto questo, ma soprattutto grazie 5 volte a Muriel Mayet, che è l'ospite di oggi, in collegamento da Nizza, dove dirige uno dei teatri nazionali francesi. È stata nominata lo scorso estate e siamo contenti perché abbiamo avuto testimonianza diretta di tre fatti grandi. Uno, della regia delle Troiane. Due, che è diventata una degli immortali di Francia nell'Académie de France, con tanto di cerimonia, con spada fatta con un legno, non so di quale oceanica, di quale regione, scolpito da Stefano Boeri, dell'antico tipo 50.000 anni, e poi è stata nominata direttrice di un teatro. Io sono molto contento. Ha lasciato Parigi, ai noi, però la possiamo andare a trovare comunque sulla Costa Azzurra, e non c'è bisogno di ricordarvi chi è Muriel Mayet, ma lo faccio con due parole. È interessante per noi, per voi, perché è una figura poliedrica, una figura a 360 gradi, e ha vissuto la Comédie Française, come sapete, una delle più grandi istituzioni teatrali del mondo, che esiste da 4 secoli, dove ha svolto più ruoli. Ha svolto il ruolo di attrice principalmente, interpretando migliaia di ruoli, perché la Comédie Française è una di quelle imprese che ogni giorno cambiano su più palcoscenici, cambiano il repertorio, lo mandano avanti. È stata anche regista, spaziando da testi sia contemporanei che classici, e poi è diventato segretario generale della Comédie Française, e, come dire, una specie di direttore generale di questa istituzione. Poi ha fatto un'esperienza a Villa Medici, all'Académie de France en Italie, che è una delle istituzioni più prestigiose dedicate alle arti tutte, in particolare alle arti visive, in una delle residenze più belle di Roma, sul colle del Pincio, e anche quella è stata una bellissima esperienza, e poi è stata con noi. Perché ho voluto Muriel come regista? Perché ho sempre pensato che le Troiane dovessero avere una sensibilità femminile. Ero molto legato a delle Troiane che hanno segnato nella mia generazione, che erano quelle di Thierry Salmon, regista belga morto in un incidente prematuramente, che aveva una sensibilità davvero molto delicata, molto più vicina a quella femminile che maschile, delle Troiane in greco antico con le musiche di Giovanna Marini. E quella dimensione così femminile, così attenta al femminile, ho ritenuto che doveva essere, insomma, replicata o comunque recuperata, rigenerata per il teatro greco di Siracusa. E abbiamo trovato Muriel, che per fortuna era libera e ha accettato di buon grado la nostra avventura, che è stata un'avventura molto importante e molto bella, anche perché molte di voi hanno partecipato al coro, che era un coro molto, molto ampio. Ha voluto Maddalena Crippa come Ecuba, con un cast di cui abbiamo già avuto la possibilità di incontrare anche Viola Graziosi. Incontreremo anche Clara Galante con la sua ricerca sulla voce nei prossimi incontri. Abbiamo scelto un come scenografo, non uno scenografo qualsiasi, ma un architetto che ha voluto creare un bosco morto, che veniva, come vi ricorderete, dal Friuli, dalla tempesta Vaia, quella tempesta che ha distrutto mezzo nord il 29, tra il 28 e il 29 di ottobre. Abbiamo lasciato in eredità alla città di Siracusa il bosco delle Troiane, e quindi per la prima volta uno spettacolo che ha avuto un esito anche etico, anche civile. Con Muriel non c'è stata quel giorno, ma quella domenica di dicembre in cui abbiamo piantato i primi 400
alberi, roveri dietro il Palazzo di Giustizia sono stati un segno, un gesto molto, molto, molto bello, come un atto di riparazione verso le troiane, verso tutte le donne che portano il peso della guerra, ed è la prima volta che lo spettacolo lascia qualche cosa di tangibile e che fa bene a tutta la polis. Ricordava, ci ho pensato dopo, alla stessa richiesta che fece, ve lo ricorderete, Claudio Abbado, quando ritornò a dirigere la Scala dopo molti anni e chiese 90.000 piante per Milano. Purtroppo i sindaci che si sono poi succeduto, comunque non si sa per quali ragioni, questa richiesta, questo cachet in natura non è stato onorato. E quello è un altro elemento che ricorderà quell'allestimento. Però c'è ovviamente Muriel, a cui passo subito il microfono, ci racconterà il suo impatto, a cui io sono stato testimone, con quel teatro, con quelle sacre pietre, con quelle pietre millenarie. Lei aveva già lavorato in un Andromaca di Racine al teatro di Orange, ma era un teatro totalmente diverso perché era un teatro romano, quindi ci racconterà il suo impatto col teatro greco, come ha costruito la regia, cosa ha voluto dirci, ma anche se lo sappiamo, come ha lavorato con gli attori e come valuta quell'esperienza e quali sono i suoi progetti per il futuro come direttrice e come regista e magari anche come attrice, e quali sono i consigli definitivi che dà a voi, a coloro che inizieranno la professione a breve. Ok? Grazie Muriel. Grazie Antonio, perché è una bella presentazione. Già, lo meriti. Mi vergogno, buonasera a tutti, mi vergogno perché ho paura un po' di avere dimenticato tutto il mio italiano, non tutto ma molto. Proverò di parlare il meglio che potrò. L'esperienza che devo a Antonio era molto importante dello spettacolo a Siracusa, di mettere in scena la tragedia. Ho avuto bisogno di 3 settimane per capire qual era questo testo, di qua parlava questo testo. Lo so che io non sono per niente una regista in moda. Quello che mi interessa è sempre solamente il testo e gli attori. È un po' molto orgoglioso di dire questo, alla fine è una sfida importante di volere solamente il testo e gli attori, perché penso per avere la fortuna di lavorare con tanti registi diversi nella mia vita, nella mia carriera, che abbiamo lasciato troppo per la tecnica e che alla fine anche oggi che abbiamo niente per fare il teatro, che manca il rapporto, perché per me il teatro comincia sempre con una persona vera che racconta qualcosa all'altra. E anche la tecnica non potrà prendere il posto del teatro. Possiamo creare tutto quello che vogliamo con il numerico, mancherà sempre questo momento condiviso tra 2 persone vere. Ok? Allora, io ho voluto fare uno spettacolo forse maldestro, ma non forse tutte le rappresentazioni erano incredibili, ma delle volte non si potrà mai dimenticare, perché erano degli attori come vere persone che raccontavano questa storia. Come una storia che possiamo leggere nei nostri giornali. In francese si dice un fait divers. Ho sempre pensato che Médé, per esempio, era questa donna che mette il suo bambino nel frigo, refrigeratore, che è una violenza che non possiamo capire, che è più grande di noi. E quando ho letto Le Troiane, che era la proposta di Antonio, all'inizio non potevo capire che diceva questo testo, e alla fine piano piano ho cominciato a mettere il testo nel mio corpo, che raccontava per me lo sforzo delle donne durante la guerra,
che non possiamo fare la guerra, che sono più eroi, più grandi che gli uomini, perché le donne accettano ricominciare a fare i bambini, a proteggere la vita, che è una follia, perché delle volte è più facile morire. E il grande discorso che fa Andromaca con Ecuba a dire io preferisco essere sotto la terra a morire piuttosto che vivere con la pena. Ecuba dice no, la vita è più forte. E misurare queste parole è molto importante. E i grandi testi che attraversano i secoli, perché parlano di un fatto quotidiano. Oggi possiamo dire accettare vivere con questo è una follia, senza sorriso, senza abbracciare l'altro. Allora le troiane in un certo modo parlano esattamente di questa paura e delle persone che sono capaci di rispondere sì. Perché è più grande, anche perché tu puoi vedere nei miei occhi l'amore, il sentimento, lo sforzo della vita. Allora per me era la prima volta che avevo il coraggio, grazie a te Antonio, mettere in scena una tragedia e penso che abbiamo assolutamente bisogno anche di ridere, di avere un teatro generoso, con la gioia, ma anche con la pena, perché questa distanza tra la verità, la realtà e il teatro, che lo sappiamo che lo facciamo, è falso, ti permette sentire questo sentimento vero. E per esempio la paura, l'ingiustizia, la violenza, la guerra, la pena. Come si può vivere quando il tuo bambino è morto? È la storia delle troiane. Il teatro serve a questo. Mi ricorderò per tutta la mia vita che ho avuto una volta la fortuna di recitare in Italia, a Milano, l'ispettore generale di Gogol, che aveva messo in scena un grande regista che si chiama Mathias Langhoff, e recitevo con Eros Pagny, per esempio. E a questo momento, durante le prove, è successo l'11 settembre l'attentato delle New York. E ho sentito, all'inizio non capitevo per niente l'italiano, ho sentito solamente la terza guerra mondiale. Abbiamo fermato provare. E a questo momento ho visto le immagini dei corpi neri nell'aria che scendevano delle Trump Tower. Era talmente violente che non ho sentito niente. E durante la prova abbiamo recitato tra noi, ho cominciato da piangere, perché questa distanza del falso del teatro ti permette come sentire una musica, aprire e sentire le tue emozioni che rimangono nel tuo corpo. Serve esattamente a questo la creazione. E i nostri politici purtroppo hanno dimenticato come un cibo necessario per tutti, non è un'idea dei piccoli intellettuali, è la base della vita. Mangiare, amare, sognare,
sentire le storie. E non lo dico perché amo il teatro, perché adesso ho il mio stipendio, preferisco anche rimanere a casa mia con il mio pianoforte, i miei libri, basta, i miei amici, il mio amoroso. Ma non abbiamo mai avuto bisogno più che adesso che qualcuno ti racconta qualcosa per sognare altro cose che i morti che possiamo fare tutti i numeri, tutti i giorni. Abbiamo bisogno di ridere, ma non solamente ridere, anche piangere. Ma non si può piangere quando la realtà è troppo violente. C'è il silenzio. Il dramma dei uomini, anche del mio, e di sentire più niente quando la pena è troppo forte. Parla di questo le Troiane. È quello che mi piaceva talmente nel personaggio di Taltibio, che deve venire per annunciare: mi dispiace, sono triste perché devo dirti che devo uccidere il bambino. Come si può dire? È l'unica parola che risponde a Ecuba. Vergogno. Per voi? Come potete fare questo? Soprattutto noi siete capaci di fermare la guerra. Dire ok, stop, basta. E queste parole sembrano facili da dire, ma sono talmente vere. Perché non fermare di... Perché oggi, anche oggi, non siamo capaci... Non significa preferisco la destra o la sinistra nella politica. Non parlo di questo. Non siamo capaci di fermare nostra follia di economia al momento che abbiamo una guerra tra tutti noi, che il mare è calma per la prima volta. Nessuno, anche i nuovi nonni, hanno visto questo. È la prima volta da tanti anni, tanti secoli, che possiamo vedere la pianeta calma. E facciamo sempre con il telefono i film degli animali che prendono la città. Parla esattamente di questo le Troiane. E al momento che si sente che il testo mi parla della mia vita, posso mettere in scena, condividerlo. Perché per me mettere in scena significa solamente sentirlo. Ma sentirlo vero. Non fare un'immagine che può essere, che non sono capace di fare. Un rispetto grande che quando si vede, che è spettacolare, con la video, con... Ok, ma quello che mi interessa è solamente sentire che dice. Anche quando tu sei al bistro, al ristorante, che c'è una coppia accanto, vicina, che comincia a arrabbiarsi e che tu hai l'orecchia che cresce per sentire che dicono. L'abbiamo capito che loro si arrabbiano? Sì, ma che dicono? Che sono le parole che condividono? È quello per me il teatro. Ragazzi, è a vostra disposizione Muriel. Nel frattempo che voi esprimete le vostre curiosità, ce n'è una che le voglio chiedere io. Hai parlato di un teatro dell'ascolto, di un teatro della parola. C'è una scena che io ho molto amato, una scena che è un'invenzione di regia molto bella, che è il seppellimento di Astianatte, quando le Troiane si spogliano e rimangono in sottoveste rossa e fanno dei loro indumenti la terra per intombare Astianatte. Ero molto curioso di sapere da te, regista, come è nata quella soluzione, come è nata quella scena, che è la scena finale con le Troiane che poi vanno verso il pubblico, che è una scena di chiusura, una scena corale, è una scena, come dici tu, che è diversa da un teatro di parola e dell'ascolto, è forse l'unica scena agitata. Mi incuriosiva sapere come era nata. Allora, posso rispondere grazie alle attore.
Perché è Cuba, Magdalena è la più grande attrice che ho conosciuto nella mia vita e ho passato 30 anni alla Comédie Française, allora lo dico pesando le parole. E Cuba dice: nella vita c'è la speranza. E è strano, ma per me questa tragedia era positiva perché poteva mettere le parole sulla difficoltà. Primo, che gli uomini non sono capaci di fermare la guerra. Secondo, che il coraggio vero sarebbe preferire la vita e la speranza. Che dietro davanti la tragedia sarà la nascita. E allora ho voluto che anche le attrici se ne vanno dentro il pubblico, perché per me il pubblico erano i greci, erano una protagonista della tragedia. E allora ho pensato che si può dare come regalo. Per far un onore al morto, al bambino morto, come o niente posso dare la mia camicia. E come all'inizio, esattamente come l'11 settembre, che era l'inizio del mio, la mia immagine dello spettacolo, senza colore, quando tutti i colori sono spariti a causa del polvere, sì. Lo spettacolo era bianco, grigio, senza colore. Allora vedere come un simbolo, la nudità, non volevo i corpi nudi per non avere uno sguardo un po' sessuale del pubblico, ma che tutti i corpi che erano bellissimi, soprattutto queste donne anziane, vecchie, giovane, diverse, perché erano 60. Con una camicia rossa poteva essere il simbolo del corpo, del cuore e anche del sangue. Ti lascio il mio sangue qui, perché nella tragedia era più importante avere la possibilità di mettere sotto la terra i corpi sulla terra natale, e che la punizione era di andare via senza i miei morti, senza le radici della mia famiglia. E era una maniera di lasciare sul mio paese, sulla mia terra, un po' della pelle. È chiaro quello che sto spiegando? Sì, assolutamente. E quello che ho pensato, che mi ha fatto molto lavorare, che l'ho saputo che c'erano alcuni che dicevano dietro di me: "Ah, me, il coro non era sufficientemente Coreografato. coreografato, ma non volevo coreografarlo, perché volevo assolutamente fare una ricerca tra la realtà, qualcuno che ha la voglia di fare la pipì, l'altro che stanca, quella che ha paura, la vecchia, la vera vita dentro il coro, non far un'idea del coro un po' intellettuale, anche se si può essere bella, coreografia con qualcosa di molto talentuoso, non volevo questo. Volevo la fragilità della realtà. E per me, soprattutto queste donne, erano tutte bellissime, perché erano tutte diverse. E si vedeva dentro i numerosi delle donne che tutti erano importanti, diverse e belle. Scusa, Massimo Cimaglia, che si ci segue su Facebook, scrive: un carissimo saluto a Muriel, grazie per la bellissima esperienza dello scorso anno. Forse non tutti sanno che la Sartoria del Teatro di Nizza ha fabbricato mascherine, una donna sensibile e speciale. Grazie Muriel. Cos'è questa storia delle mascherine? Perché da quando sono arrivata a Nizza,
tutto si è complicato sempre, perché all'inizio era la pioggia che mi ha obbligato a chiudere le porte, annullare la rappresentazione. Dopodiché c'era il sindaco della città che ha annunciato che lui voleva fare buttare via questo battimento. Dopodiché c'era il coronavirus che mi ha obbligato a chiudere le porte. Alla fine ho pensato, ma sono la direttrice di niente, di nessuno. E allora ho detto, per essere un po' utile, avere la capacità di trasformarci. L'abbiamo, quello è, viene della nostra fabbrica. Ho trasformato il teatro in una confezione dei maschi. Abbiamo fatto al giorno 500 maschi. Ci riforniremo da voi a questo punto. Adesso ho preso la decisione, abbiamo chiuso questo laboratorio. E oggi ho detto, pagherò solamente gli attori per fare il teatro, anche se possiamo fare solamente fuori, perché sono loro che hanno bisogno di vivere e noi abbiamo bisogno di loro. Bene. Allora, Serena Chiavetta, una domanda per Muriel. Io in realtà non ho molte domande, però volevo ringraziare Muriel per l'esperienza dell'anno scorso e ci tengo a raccontare un piccolo aneddoto. E una tra le tante cose belle che ha fatto Muriel è stata quella di imparare tutti i nostri nomi. Ed eravamo veramente 60 persone, tantissime allieve, tutte le allieve dell'Accademia, e lei ha imparato tutti i nostri nomi nell'arco di una notte. Cioè lei li ha proprio studiati, con le nostre foto, penso, a fronte, non so, e il giorno dopo è venuta a salutarci una ad una. E quindi, niente, questa cosa la ricorderò sempre e la voglio ancora ringraziare. Serena, è un omaggio stupendo, ti ringrazio, ma devo confessare che non ho studiato niente, vi ho guardato uno dopo l'altra, che è quello che mi interessa il più come regista. C'è una differenza, quando siamo giovani che iniziamo il teatro, abbiamo il riflesso di mostrare che siamo a recitare, che siamo, qual è il sentimento del personaggio. Io, che ero professoressa durante tanti anni al conservatorio a Parigi, ho passato tante ore a spiegare, no, non tu devi spiegare al pubblico qual è il sentimento del personaggio, al contrario, il tuo mestiere, per quello tu sei pagata, è solamente di dare il testo, che è il più difficile di tutto. Non dire, lo sapete, questo personaggio a questo momento è arrabbiato, per esempio, ma dire al contrario, questo personaggio a questo momento dice queste parole. E quando voi avete tutte riuscito a fare questo, mi ricordavo, è normale, di tutti voi. Perché voi avete offerto il vostro corpo alle parole. Sembra facile da dire, più difficile da fare il nostro mestiere. Lo dico come attrice, perché ho sempre la tentazione di aggiungere qualcosa di personale, di singolare, di interessante con la mia voce, perché mi amo, perché voglio essere amata. Tutto questo è normale. Ma piano piano è quel gran talento di Maddalena, lavorare tutta i giornati, tutta la giornata, per imparare il testo, per avere il coraggio di dimenticarlo e ricominciare all'inizio di sentirlo. E come un boomerang, il testo a questo momento torna e ti trasforma. Ma non sei tu che sei trasformata all'inizio. Non so se sono chiara, perché è molto difficile da spiegarlo in italiano.
Beh, la risposta era: e perché mi ricordavo dei vostri nomi? Perché il vostro corpo è come un strumento di musica che la vita vi ha dato e voi l'avete dato al testo, basta. Ornella, è un'interrogazione. Ciao Muriel, volevo chiederti, durante le prove e poi alla fine da quando siamo andati in scena, lo spettacolo è cambiato secondo te rispetto a come lo avevi immaginato o rispetto a come era anche in prova? Questa è l'unica domanda che non ti ho fatto di persona, tutte le altre hai già risposto. È cambiato molto, posso rispondere purtroppo. Non perché io volevo guardare il mano sullo spettacolo, perché è assolutamente normale. Questa maniera di lavorare è molto ambizioso. E allora l'abitudine dell'incontro con il pubblico, lo dico perché sono attrice, lo capisco bene, quando qualcosa funziona è talmente forte, e l'ho visto, grazie a voi, che un giorno dopo tu hai il desiderio di avere la stessa sensazione e tu non prendi il coraggio a ricominciare all'inizio, tu vai esattamente al punto che hai lasciato alla fine dello spettacolo. Voglio dire, per esempio, quando un attore ha riuscito a fare ridere, che è più difficile al teatro, che ha fatto e tutti hanno riso. Un giorno dopo, tu ti ricordi la parte animale del tuo corpo di questo momento e tu non vuoi lasciare questo talento. Allora tu ricominci. Ma io già mi sento meno buffa. Allora è normale, il pubblico non ti sente. Esattamente quando durante una serata abbiamo bevuto un po' di bicchiere di vino, siamo brillanti, abbiamo fatto una storia che ha fatto ridere tutti e quando ti sveglia alle 9, all'8, tu devi ricominciare. A questo momento il nostro mestiere è un mestiere. E tu non puoi riprendere il ricordo della notte, tu devi ricominciare all'inizio. Allora, per rispondere alla tua domanda, quando sono tornata ho visto uno spettacolo orribile per me perché era fissato nel ricordo del pubblico. Ho parlato con voi, tutti hanno ripreso un'aria e il coraggio soprattutto ricominciare all'inizio. E la serata non ho mai visto uno spettacolo bello come quello. Allora, è la sfida che ho voluto assumere con voi, prendere questo rischio. Delle volte è meno bello, ok, forse anche è nullo, è un po' classico ringard, come si dice in francese, non so qual è l'espressione in italiano, significa un po' vecchio teatro, ma quando avete riuscito a parlare sul vero, nessuno può dimenticarlo. Vero, vero. Ambra, qualcosa chiedi? Io, Muriel, volevo ringraziarti e salutarti perché sei stata veramente una madre, una regista veramente che mi ha toccato molto il cuore. Quando anche prima degli spettacoli ci parlavi e tutte le parole che ci dicevi, come anche ci seguivi, è proprio come una madre e mi ha toccato molto questo. Non ho molte domande, però volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto con noi, per il lavoro che hai fatto con noi.
È molto gentile, era un ricordo per me anche molto forte. Quello che ho provato a condividere con tutte le allieve che siete, venire sul palcoscenico aperta, dire una parola e avere prendere il tempo, vedere come ti trasforma la parola, non venire come attrice. Il teatro alla fine non mi interessa per niente, perché il pubblico non viene a vedere come tu sei una bella attrice, il pubblico viene a sentire una storia, molto più difficile da fare. E non parliamo sufficientemente dentro una scuola del teatro su questo punto esattamente. In Francia è orribile perché siamo nel culto della personalità, ma la personalità l'abbiamo. Passiamo tutta la vita per scoprirla, ma l'abbiamo dall'inizio. Il talento non si può dare, quello che si può fare è lavorare. Maddalena è un esempio straordinario su questo, con umiltà. Tutti i giorni, alla fine, lei ha cominciato da lavorare. Delle volte con tutte, perché è una grande attrice, ha preso la strada della sua esperienza. E ho detto, no, torni. Lei ha accettato tutto, perché lei lo sapeva. Essere duro non è dire, una regista per me non è qui per spiegarti come recitare. Quando facciamo un muro, quando il tuo mestiere è di costruire un muro e che tu ha chiesto a una persona, tu devi, ti pago per costruire questo muro, non sono qui per spiegarti come fare il muro, voglio solamente il muro così. Allora tu cominci a fare il muro. Gli attori delle volte spesso dimenticano fare come questo. E per esempio quando voi alla scuola avete lavorato durante tutta una giornata, alla fine si ti è chiesto che hai fatto? I giovani attori mi rispondono spesso, ho letto il testo, ho pensato, ma che hai fatto? Che hai preso oggi? Come il muro? È troppo astratto, mi capisci? Muriel. Sì. E poi volevo farti una domanda invece. Ma mi è piaciuto molto il lavoro anche che hai fatto con Cassandra, molto. Noi molte volte non abbiamo visto come hai lavorato con lei perché eravamo convocati qualche ora dopo o prima. E volevo chiederti che lavoro, perché è cambiata diverse volte, tipo all'inizio hai provato diverse cose con lei, e che lavoro hai fatto tutte queste singole volte, in profondo? Buttare via le idee che lei aveva che Cassandra è pazza, che è quello il più difficile. Quando tu devi recitare un ruolo che è conosciuto, che ha una storia già grandissima, come Fedra, per esempio, il problema è che l'immagine che tu hai del personaggio prende troppo spazio. E per esempio la grande difficoltà di Cassandra è di pensare, lei è pazza. Eh sì, lei è pazza, ma come? Ma perché? Non lo so. Non è scritto quello che è scritto, quello che è sicuro, solamente quello che dice. Era molto difficile a causa della giovanezza, a causa della paura di recitare Cassandra a Siracusa, ti mette una pressione grande. E allora il coraggio di buttare via l'idea già fatta. Ma che dice? Per esempio, è davanti alla sua madre. Questa è una situazione vera. Tua madre, che dice a tua madre? Lei dice delle cose incredibile a sua madre. Se tu senti, se lei sentava quello che diceva, allora la follia arriva.
Ma non fare la follia prima, perché fare la follia prima è sicuro che tu non puoi sentire più niente. Tu vai da mostrare che tu sei una bella attrice, folla e come una bella Cassandra, ma interessa a nessuno questo. Alla fine nessuno si dirà: ah, ho visto Maria, e se il pubblico si dice questo, l'unica perché si dice questo, perché la storia è venuta nel suo cuore. Grazie, grazie. Io volevo farti una domanda, Muriel. Sveva. Tu sei un'attrice, una direttrice, una regista. Volevo sapere quando hai fatto il salto dall'essere attrice all'essere regista e quanto l'attrice ti abbia aiutato in questo salto che hai fatto. Quando sì, non te l'ho mai chiesto questo di persona. Allora, ho cominciato a fare la regista da quando avevo già 18 anni. Ho cominciato il teatro a 14 anni. All'inizio ero pagata alla linea, perché sono più vecchia di te, molto più vecchia di te. Quando ho detto non sono interessata al teatro, alla fine è vero. Ho il desiderio di avere emozioni forti, ma un orgoglio più grande di essere nella vibrazione degli autori, non essere una bella attrice, perché ho capisco giovane che c'era un muro su questa passeggiata, come si posso dirlo? Fare l'attrice a un certo modo è facile il nome, e di avere il culto della personalità, della bellezza, di sentirmi recitare, ma c'è un momento che non è sufficiente. E quando ho cominciato a fare la regista, perché sapevo guardare gli attori, i miei amici. L'ho fatto per i miei amici. Non ho mai fatto per essere regista. E anche oggi mi vergogno, perché lo so che non sono una regista in moda, spettacolare, o allora con una personalità. Viene anche delle donne, che sono un po' dietro gli uomini. Su questo, sulla creazione. Ma oggi penso che la mia maniera di fare il teatro, oggi che non abbiamo la possibilità di aprire le porte del teatro, è forse un po' ragione del mio punto di vista. Sì. Che alla fine della vita, come il romanzo che si chiama La strada di Corny McCarthy, non lo so se voi vi ricordate questo, c'era solamente una persona sulla terra per raccontare le storie, basta, un attore, per ti fare credere al mare, ai sogni. Allora, non sono capace di fare l'attrice e la regista nello stesso tempo, perché quando sono attrice ho bisogno di una regista forte che mi tiene, se non faccio il clown, sono nulla, ho bisogno di un regista forte, ma lo so che come regista posso guardare veramente precisamente gli attori, perché adoro gli attori. Dopodiché mi ho fatto la domanda perché ho preso questo posto a Nizza, perché dall'inizio, da quando sono arrivata, è un incubo. Forse per toccare la libertà, forse per avere la possibilità un giorno proporvi tornare con me, per avere la libertà della produzione un po', non per avere il potere, che è molto pesante, possiamo dirlo, chiederlo a Antonio Calvi.
È orribile essere direttore perché tu hai sempre i politici contro di te, gli attori contro di te, il pubblico. È molto difficile. Tu sei in una vibrazione di merda. Conoscete questa storia della creazione del corpo? Che la testa ha cominciato a dire: io voglio essere il re del corpo. E il cuore ha risposto: ma no, io voglio essere il re del corpo, perché senza il cuore non funziona. Le mani hanno detto: no, siamo noi il re, perché senza di noi non facciamo niente. I piedi hanno risposto: ma no, siamo noi il re. Il culo ha detto: io voglio essere il re. Gli altri hanno riso, dicendo: ma tu sei pazzo. Alla fine era vessato il culo, ha cominciato a fare il sciopero. Il corpo ha cresciuto, aggrassato, e gli altri, la testa, il cuore, hanno detto: ti prego, fermare il sciopero, tu sarai il re. Ed è venuto il re. E la conclusione è: il re si occupa sempre di merda. È stupenda questa favola, è bellissima. Un bacio enorme, enorme. Ce la ricorderemo per sempre, Muriel. Allora, ti leggo due domande da Facebook. Roberto Di Gregorio, un saluto a Muriel. Il coro delle Troiane lanciava qualcosa di scuro contro Elena. Che cos'era? L'impatto della scena era molto forte. Vabbè, ma è normale, erano arrabbiati con Elena. Sì, ma possiamo vedere oggi quello che fa paura un po' è che la vita non cambia per niente. Siamo sempre a sentire alla radio, alla TV, il mondo sarà diverso, che sarà il mondo. Ho paura che non sarà diverso per niente. E soprattutto comincia la denunciazione. I miei vicini sono usciti senza il maschio. E comincia, il gruppo è sempre fa paura. Il gruppo fa paura perché non pensa. E soprattutto la paura di non essere nel gruppo. È la ragione perché mi piaceva avere un coro un po' vero, maldesto. Perché sono la gente, se tu prendi una persona del coro, tu puoi avere il desiderio di essere amico con lui, ma quando tu vedi tutti insieme, che non riflettono per niente, è orribile. E lo sforzo dei numerosi, del coro grande, fa paura. Loro possono uccidere qualcuno dicendo, lo stesso con le reti sociali. Una persona ha fatto qualcosa, ti posso dire, lui mi ha toccata il culo, lui mi ha toccato il culo, mi dispiace, dico le parole un po', ma per essere precisa, e allora tutti dicono, ma va a morire, perché tu sei orribile, e possiamo fare morire qualcuno così, quando il gruppo non riflette fa paura, posso rispondere questo. Ok. Posso fare una domanda? Sì. Vai. Muriel, mi senti? Ciao. Sì, ciao. Ciao. Io ti volevo chiedere, in Italia in questo momento si è cominciato praticamente l'altro ieri, dopo 2 mesi di emergenza, a parlare di cultura, di lavoratori dello spettacolo. Ancora oggi Franceschini leggevo Tiravanti con 10 milioni per la Netflix della cultura. Mentre invece oggi mi è capitato proprio sotto mano un articolo di Macron che ha fatto un intervento riguardo alla cultura, l'importanza della cultura in Francia, per reinventare completamente insomma, il sistema culturale con un intervento massivo da parte dello Stato. Ti volevo chiedere... cioè, qual è la tua sensazione di artista in questo momento in Francia? Se è diversa, visto che noi italiani si guarda sempre, ad esempio, alla Francia, c'è il famoso reddito dell'artista, alle tutele, si guarda sempre alla Francia come un paese virtuoso da questo punto di vista. E poi ti volevo chiedere se c'è un'urgenza forte in questo momento che senti come organizzatrice, come direttrice del teatro. Gestisci.
Allora, già abbiamo dovuto aspettare 2 mesi prima che il presidente parla della cultura. E lo possiamo sentire che purtroppo sembra una dimensione non importante accanto il virus, la malattia. Non lo penso, penso esattamente il contrario. La cultura è importante per l'economia e soprattutto per l'intelligenza comune. Se non abbiamo la... Pensiamo alla cultura come una dimensione dei privilegi intellettuali, ma la cultura è come il fatto di imparare la lingua. Mettere le parole è l'inizio di un'umanità. Senza la cultura l'umanità cade. E quello che manca in Francia, che era il sole della cultura sull'Europa, è finito questo tempo. Dobbiamo assumerlo. Dobbiamo vederlo in fronte. Questo, primo, è orribile. E quando loro hanno cominciato a parlare della cultura, hanno paura della cultura di un punto di vista che è terribile per gli attori che sono conosciuti. Delle volte sono bravi, ma non sempre. Ma fa niente che siano conosciuti o non conosciuti, parliamo della cultura. Victor Hugo, un grande poeta francese, ha scritto: se tu hai 100 euro per la tua vita, e che tu puoi spendere 5 euro per la tua ricchezza personale, farai l'economia di questo? La risposta sempre è no. Allora, abbiamo un budget in Francia per la cultura meno di 1% del budget generale. E parliamo sempre, allora il governo ha dato quello che è importante, già è qualcosa, un anno bianca per gli attori. Ok, ma quello che è molto difficile per me, che sono la direttrice di un teatro, essere loyal, fiducia ai miei attori, ma anche non mettere l'istituzione nel muro. Domani non potrò aprire le porte, lo so già. In settembre, in ottobre, non potrò mettere 1000 persone accanto nel buio della sala, lo so già. Allora che posso fare? Perché vado nel muro, il budget posso spendere durante 3 mesi, dopodiché avrò niente. Allora non ho mai fatto tante esitazioni, si dice esitazione nella mia vita, mai. Ho fatto la proposta in 3 momenti diversi, primo durante 2 mesi, pago i miei attori, facciamo il teatro fuori, gratuitamente. Secondo, farò una programmazione molto leggera con gli spettacoli per mettere poche persone nel pubblico. E in dicembre farò la programmazione normale. E quello che sarà un incubo, sì, la situazione ricomincia in febbraio, ma vediamo. Quello che dobbiamo pensare, senza noi qualcosa accade nella vita. E sulla terra. Ma oggi in Francia il governo non si interessa per niente a questo. Loro cominciano solamente, grazie ai ristoranti, a capire che una dimensione economica molto forte. Guardi, a Siracusa, questo festival permette alla città vivere, crescere. Per me è una follia, lo dico sempre, che a Siracusa voi siete capaci con Antonio a mettere 5.000 persone per una serata durante un mese. E io, da quando sono arrivata a Nizza, che non è una città abituata veramente al teatro, che non è una storia forte con il teatro, già quando avevo
700 persone era un successo. Ho pensato, ma mamma mia, che loro a Siracusa sono capaci di fare questo, per noi è molto difficile. Rimano come direttrice solamente per questo, perché lo sento che è essenziale. Al contrario, voglio andare in pensione e fare l'attrice che sarà più... Ma senza questa passione mancherà qualcosa. Da Facebook, Muriel, di questa domanda di Maria Gabriella: quali sensazioni e differenze di emozioni le ha dato il Teatro Greco di Siracusa come regista e come spettatrice delle Troiane? Un caro saluto e un immenso grazie. Già recitare all'aperto è molto forte, perché non abbiamo il bisogno creare il cielo. Mi ha fatto un po' male tutti le rumeur, i suoni della città. Penso che oggi voi siete a perdere qualcosa accettando di sentire la sirena, l'elicottero, le macchine. Ero un po' stupefatta di sentire tanti suoni. È una bellezza che per me chiede niente di più che un testo e gli attori. E per me il ricordo il più forte è di avere il coraggio, grazie a te Antonio, che ti ringrazio ufficialmente su Facebook, di avere fatto questo regalo, questa sfida, di mettere in scena una tragedia. Avevo fatto già Andromaca di Racine, ma non è lo stesso, perché è sofisticato Racine, è una psicanalisi Racine, non è una tragedia diretta. E quello era molto importante nella mia vita come regista e anche come attrice, come creatrice. E la squadra, aver incontrato Maddalena, Massimo che parlava, Paolo, Elena, le due Elene, Cassandra, la piccola Marianne, Arvigo, Viola Graziosa, tutti questi attori stupendi, Graziano. E le amo veramente sempre per la vita, e tutte queste belle donne, anche lui, Alessio, tutta questa squadra era un'avventure umaine straordinaria. C'è un'altra domanda tecnica di Leonita Osmani. Buonasera, volevo domandare se la scelta di lasciare i capelli di Elena intonsi dalla polvere bianca avesse un significato preciso, e ringraziarla per il meraviglioso spettacolo. Beh, è evidente che i capelli di Elena, perché non era mica in guerra Elena, o no? Era in prigione. Era in prigione prima. Mm-hmm. È affascinante. Perché? A causa della bellezza. Quello che posso rispondere, se la domanda prima, come spettatrice a Siracusa ho pensato, sì, io sono a cercare un teatro fragile, sottile, e ho sentito quelli che lavorano spesso a Siracusa mi dire, dicendo, ah, tu devi stare attenta perché è grande, lo spazio è grande, dobbiamo usare l'energia. No. La vita di una formica è sufficiente sul palcoscenico, anche se è grandissimo, perché la vita è affascinante, è forte, un cuore che batte. E allora lo dico perché Elena ha la sua bellezza, piace ai uomini,
è sessuale, è quello che fa che non può prendere le altre donne, anche in Cuba. E allora quando siamo senza niente di più che noi, che posso mostrare? Sì, il mio petto, il mio culo, ma i capelli è come una corona naturale. Come si dice, fa bondé tous les hommes. La nudità sul palcoscenico è molto difficile per me, perché a questo momento la realtà prende il primo livello, è troppo forte, perché adesso io, quando sono nel pubblico, guardo lo spettacolo, guardo il sesso degli attori, e adesso vado fuori della storia, è quello che non mi piace di usare. Al contrario, i capelli che abbiamo, che è un simbolo di sessualità, o si guardi. E quando manca l'altra, e anche lei durante la storia, lei usa l'acqua per bere, per lavarsi, per farsi belle. È un rapporto su, perché lei lo sa che deve salvare la sua vita, e per salvare la sua vita deve piacere ai uomini, anche al suo. Va bene. Altre domande? Io volevo fare una domanda. Vai, Serena. Ciao Muriel. Ciao Bella. Ciao. Senti, io volevo chiederti che cosa ha significato per te entrare a far parte della Comédie Française, che insomma avevi soltanto 20 anni, no? È la più grande scuola del teatro, penso. Perché? Perché è la possibilità già recitare. Ho fatto durante 30 anni 200 ripresentazioni all'anno. Allora è più facile sentire che il problema non è di essere una bella attrice, è di fare un mestiere e di lavorare. Accettare che delle serate non ti piace di recitare, e anche ho dovuto recitare i giorni di grande pena, quando ho avuto il cuore rotto. La serata, la tenda si apre e tu devi recitare, e mi ha salvata. E anche la possibilità di imparare il tuo mestiere accanto ai più grandi. Parlavo dei muri come esempio, ma come si dice la parola per l'uomo che si occupa dei muri? Un plâtrier, costruttore? Moratore, sì. Moratore? E per imparare il mestiere è importante essere accanto a un vecchio moratore che ti mostrerà come lui fa, come la cucina, le vecchie maniere di fare. Io ho imparato vicino ai più grandi, che sono tutti morti oggi, ma importante. E la terza cosa, oggi tutti gli attori che non hanno un teatro per recitare si fanno la domanda, nella solitudine dell'appartamento, del tuo letto, sono una buona attrice, sono utile, potrò essere desiderata domani? È una domanda che prende il passo sul mestiere. Quando tu sei arrivata alla Comédie Française, durante una serata, per esempio, se qualcuno ti chiede qual è il tuo mestiere, se tu rispondi, ah, io sono attrice, ah, ok. Se tu rispondi, io sono alla Comédie Française, è vero? Tu sei interessante. E allora questa ti dà lo sforzo di cominciare a essere libera per il tuo lavoro, mi capisci?
Sì, Muriel. E per concludere, posso dire, c'è un modo alla Comédie Française di non recitare tutte le serate diverse lo stesso spettacolo. Si chiama l'alternance. E allora, quando faccio Phèdre una serata, domani farò un piccolo personaggio, Lisette, allora c'era sempre un po' di Lisette dentro Phèdre, un po' di Phèdre nel Lisette. E allora, a quel momento comincia la possibilità di non essere solamente sulla concentrazione di un personaggio con me. Parlavamo del Cassandra. A questo momento la follia di Cassandra non esiste. C'è Cassandra che dice questo. Ma Cassandra, in un certo momento, come io, può essere brava e nulla, dipende dai giorni. Mi capisci? Sì, grazie Muriel. Muriel, per concludere, tu sei stata diretta da tanti registi, hai messo in scena tanti autori. Ci sono delle figure che hanno rappresentato qualcosa di più, che sono state delle guide anche, come dire, immateriali, senza conoscerle, dei maestri ideali nel tuo teatro? Qual è un maestro o a quali sono i maestri che consideri tali, anche se sono molto distanti dalla tua idea di teatro? Rispondo subito Strehler, Giorgio Strehler, sono i più grandi spettacoli che ho visto nella mia vita e sono registi che mi hanno fatto crescere. Il primo era il mio professore che è morto adesso, che si chiamava Claude Régis, che lui alla fine era ossessionale e lui faceva solamente il testo e il silenzio per mettere il testo sul rapporto del momento, della vibrazione del momento presente. Alla fine i suoi spettacoli non si potevano vedere per niente perché duravano 15 ore senza niente, senza movimenti, e la difficoltà è che erano sempre qualche attori che amavano troppo lui e che facevano troppo al primo livello la sua maniera, mi capisci? E allora erano così, era un incubo a vedere questi spettacoli, ma lui, come io sono così, a fare il clown sempre, mi ha dato una densità sull'importanza del testo. Posso dire che ho mangiato il professore. Ho recitato nel suo spettacolo dopo il conservatorio, ma ho pianto durante un anno quando ero allieva di lui, perché non capicevo niente della sua metoda. Ma piano piano mi ha fatto crescere. Il secondo era Jacques Lassalle, che è morto anche lui, che lui era una regista molto psicologo e che mi ha fatto recitare dei ruoli stupendi, e allora è recitando che tu cresci. E il terzo è Mathias Langhoff, che fa esattamente il contrario di Claude Régis, ma lui ha una dimensione geniale di non mostrarti mai come recitare. Che lui fa come un pittore, lui fa tutto il suo mondo. Ti do un esempio. Quando ho fatto la danza di morte di Strindberg, danza di morte si dice, con lui c'era il telefono vecchio, come si chiama? Microfono, la cornetta. No, ancora più anziano, per scrivere. Sì, il telegrafo. Il telegrafo. C'era un telegrafo dentro lo spettacolo e lui sempre faceva così. Mi dispiace Antonio. E lui andava a vedere il telegrafo che non funzionava. Ok, tu puoi riprendere.
basta, mi dispiace. Durante tutte le prove, ma era un incubo, alla fine pensavamo con i miei collaboratori, attori, per fortuna che il telegrafo funzioni, per fortuna. E piano piano ho cominciato da capire che era esattamente il soggetto dell'opera. Per fortuna io voglio che il telegrafo funzioni, basta, perché l'unica maniera di avere un rapporto con il mondo. Era il cuore dello spettacolo, dell'opera. E dopodiché ho fatto con lui l'ispettore generale e ho recitato con Eros Pagny, che è un attore bravissimo. E a questo momento non potevo capire per niente l'italiano, ma l'avevo già recitato in francese, era un po' più facile. Ma lui scopriva la maniera, la metoda di Mathias. E un certo momento Mathias è venuto a dirlo, interrotto lui, dicendo: Eros, è la storia di un uomo che dormava nella montagna e a un certo momento c'era un orso che è venuto e lui voleva mangiare l'uomo. E allora ho corso perché avevo paura, il orso era dietro di me e allora c'era un buco, ma c'era un tronco, un albero sul buco, ho preso un equilibrio sull'albero e allora e alla fine ha detto mi ha mangiato. Era una storia stupida, ma molto buffa. E Eros Pagny non l'ha capito per niente, perché lui è rimasto così stupido. Ma perché mi ha raccontato questa storia? E io capitevo che era normale che lui dice, perché è esattamente il soggetto dell'ispettore generale. Questo regista per me è stupendo. No, non lo so se voi potete capire quello che sto a cercare a condividere. Ma mettere gli attori nel soggetto, non mostrare come recitare. Tornare in quel di Nizza, a casa tua, di venire nel tuo teatro, con due sale. Ha due sale il tuo teatro? Assolutamente, adesso avrò tre perché comincerò fuori, penso okay. Che sarà meglio. Voglio approfittare di questo momento per salutare tutti gli attori delle Troiane, perché veramente non vi dimenticherò mai e sono troppo emozionata a rivedervi. E grazie a tutti gli attori che hanno avuto la generosità di lavorare con me, era una storia stupenda per me. Grazie Antonio. Bene, grazie Muriel, grazie ragazzi, un applauso. Grazie.